con l'assessore Dagnino, così anche col presidente. E abbiamo più volte parlato dell'aeroporto. L'occasione della convention di Forza Italia è stata un rimarcare, ribadire insomma quali sono gli impegni. Peraltro abbiamo rappresentato sia al Presidente che anche all'assessore Dagnino i risultati dell'aeroporto di Trapani. Insomma, questa settimana superiamo di nuovo il milione di passeggeri, che non è una banalità, cioè per il secondo anno consecutivo superiamo 1 milione di passeggeri. Nel ranking, diciamo, degli aeroporti di seconda fascia, di seconda, cioè degli aeroporti, diciamo, minori, siamo al terzo, quarto posto, quindi non è una cosa da poco. E ulteriore notizia importante è che nella settembrina, cioè nell'analisi di bilancio al 30 di settembre, i risultati del conto economico di Airgest sono ampiamente positivi. E quindi chiuderemmo la prospettiva di chiudere anche il bilancio 2024 con un segno decisamente positivo. E quindi, insomma, dopo anni che l'aeroporto chiudeva con bilanci negativi, per 2 anni consecutivi chiudere il bilancio in terreno positivo ci riempie di orgoglio, insomma, dà vantaggio all'attività che abbiamo svolto in aeroporto. Quindi anche sia il presidente ma anche l'assessore Dagnino, al quale abbiamo rappresentato la situazione, era assolutamente soddisfatto. E per quanto riguarda il futuro, la regione continua ad impegnarsi sullo sviluppo del territorio, quindi attraverso la promozione di rotte. Lo farà inserendo delle risorse diciamo, nella finanziaria che verrà approvata nei prossimi giorni. Così avrà un impegno, si impegnerà ancora ulteriormente, e va reso anche grazie ai deputati del nostro territorio, per il periodo 2026-2027. Quindi devo dire, si sta lavorando con assoluta sinergia tra la regione, deputazione locale e insomma, aeroporto, verso un consolidamento dei risultati del nostro aeroporto. Si è parlato di accorpamento con gli altri aeroporti Palermo-Catania? In questo momento no, evidentemente prima di tutto si dovrà parlare della privatizzazione dei due grandi scali, Catania e Palermo, il quale ovviamente è sul tavolo del Presidente, è una partita, voglio dire, che giocherà il governo regionale assieme agli azionisti, quale il Comune di Palermo o la Camera, per quanto riguarda GESAP, e la Camera di Commercio per quanto riguarda diciamo, la SAC. Poi il futuro è quello di creare un sistema degli aeroporti regionali, una cosa che ho, mi pare, sempre detto, ho rappresentato pure al Presidente, e si dovrà andare verso un sistema di integrazione tra gli scali regionali. Però in questo momento è un po' prematuro poter parlare di questo.